So che sei il presidente di un'associazione studentesca della Sapienza. Ci potresti spiegare più in dettaglio di cosa vi occupate nel Certo. vostro ruolo? Allora, SASA è un'associazione studentesca della Sapienza, infatti SASA sta per Sapienza Aerospace Student Association, ed è un gruppo di studenti che si occupa di fare per lo più formazione e didattica alternativa. Per didattica alternativa intendo che ci impegniamo a permettere agli studenti di lavorare in un ambiente che simula la realtà di un'azienda tecnologica professionale. Siamo composti da quattro team di ingegneri che realizzano dei progetti in ambito aerospaziale. Ci occupiamo di razzi, satelliti, aerei e rover d'esplorazione. In più, abbiamo un settore legato all'amministrazione dell'azienda, dell'associazione slash azienda, che si occupa di organizzare attività ed eventi e in più gestire tutta la parte legata alla sfera economica e burocratica della vita associativa. Ok, grazie. La seconda domanda invece è, la vostra associazione rimarrà nel prossimo futuro nel settore scientifico o si aprirà verso i settori anche economici, giuridici, sempre legati ovviamente all'aerospazio? Indubbiamente la crescita dell'associazione, la crescita del settore aerospaziale impone un aumento delle competenze e dello spettro di argomenti che andremo a trattare. Sicuramente l'interesse maggiore lo riveste la sfera economica, perché come qualsiasi altra realtà complessa, un progetto ingegneristico, un sistema di progetti non può essere lasciato fine a se stesso, ma deve essere assistito da una componente, diciamo, di contabilità, ricerca fondi, cerchiamo sponsor. In più, diciamo, l'intento fondamentale è di permettere agli studenti di fare esperienze pratiche che poi possano valorizzare il loro ingresso nel mondo del lavoro. Per cui all'interno delle aziende quello che è richiesto è la capacità di saper gestire dei progetti, saper gestire un team, sia da un punto di vista tecnico, sia da un punto di vista economico e legislativo. Quindi sì, il nostro interesse è soprattutto espanderci in un contesto che possa permetterci di ottenere più esperienze e più competenze in una sfera economica. Ok, e ultima domanda è, quali sono le motivazioni che hanno spinto la vostra associazione studentesca a partecipare attivamente a questa fiera? Innanzitutto, il settore spaziale, la nuova space economy è per noi fonte di enorme interesse, perché volendo fare didattica e volendo insegnare agli studenti come si sta nel mondo del lavoro, non si può prescindere da un'esperienza di questo tipo. In più, dobbiamo ringraziare sicuramente la maggior parte degli enti che ci sostengono, soprattutto la Canadian Chamber in Italy, che ci ha permesso di accedere a questo posto, e il Consiglio d'area didattica di ingegneria aerospaziale, che è presente anch'esso fra i vari stand, e che appunto ci ha messo in contatto con la Camera e ci permette tuttora di esistere e di portare avanti i nostri progetti. Grazie mille. Grazie a te.